Mancano meno di 100 giorni, il conto alla rovescia è cominciato in vista delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgeranno il 28 e 29 dicembre prossimi a Bormio, discesa libera e Super G, un nuovo modello organizzativo che fa capo alla Federazione Italiana Sport Invernali e si avvale del contributo di operatori ed enti locali, nonché del supporto tecnico e logistico di Cancro Primo Aiuto. Federazione Italiana Sport Invernali che fa da ente capofila nell'organizzazione di questa manifestazione. La federazione crede molto in questa manifestazione e quindi abbiamo considerato l'idea di farci da capofila proprio per poter gestire in questa fase cosiddetta di transito per il passaggio ad un nuovo comitato organizzatore. L'edizione 2018 quindi ci vede come ente in prima persona e a fare un po' da collettore di tutte quelle che sono le realtà del territorio. Noi cittadini valtellinesi siamo noti per tante qualità, tra le quali anche la generosità, e quindi mettiamo a disposizione la pista Stelvio al mondo. Mi riferisco ovviamente con una battuta al dibattito che c'è oggi in relazione alle Olimpiadi del 2026. Però insomma, al di là delle battute, è indubbio che la pista Stelvio è una delle piste migliori al mondo. Questo ci è riconosciuto da tutti, dagli atleti, ma da tutti coloro i quali sono conoscitori delle specialistiche sciistiche. Oggi è in atto un dibattito, io spero veramente che l'Italia porti a casa questo importante evento. Milano e Cortina significa anche Valtellina con un ruolo da protagonista, e noi la Lombardia, il presidente Fontana, lavoriamo ovviamente per questo obiettivo. Noi ci occuperemo di assistenza, di sicurezze sulla pista, abbiamo anche il nostro direttore Omar che si occuperà di tutta la pista, per cui tutta questa parte in sinergia col 118 sarà di nostra competenza come lo è stato negli ultimi 2 anni. Abbiamo deciso di continuare, a maggior ragione perché da quest'anno c'è la FISI e di conseguenza diventerà veramente un evento mondiale. Una gara di Coppa del Mondo richiede tutta una serie di accorgimenti che non si inventano, che vanno costruiti, che vanno raffinati, ma grazie alle varie sinergie che anche Cancro Primo Aiuto ha creato sul territorio è sicuramente un impegno meno gravoso, comunque se non altro condiviso, che garantisce la buona riuscita della manifestazione.